Buongiorno a tutti e benvenuti al quarto giorno del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Sono Alberto Bozzo, il direttore commerciale di Vela e del Salone dell'Alto Artigianato. Qui in sala abbiamo anche Fabrizio Doria, direttore operativo di Vela e organizzativo del Salone dell'Alto Artigianato. Benvenuti a questa iniziativa che ha già riscosso in questi giorni molta soddisfazione dal punto di vista dei visitatori. Il Salone dell'Artigianato vuole raccontare l'esperienza dei nostri artigiani di tutto il territorio italiano e lo fa con tante dimostrazioni che potete vedere poi al lato espositivo, ma anche con approfondimenti e congressi. Ho il piacere di introdurre e dire due parole oggi per presentare il Museo Diffuso della Carta e della Stampa, una realtà importante che si è costituita nella nostra città di Venezia. E quindi senza indugio lascio la parola a Federica Preto che ci racconterà e porterà avanti questo importante panel. Grazie Federica della vostra presenza, buona continuazione. Grazie mille. Buongiorno a tutti, Alberto Bozzo ci ha già detto, mi ha già presentato, sono Federica Preto e sono la coordinatrice di Carte, Museo Diffuso della Carta e della Stampa a Venezia, una realtà nuova che proprio ha scelto il Salone dell'Alto Artigianato per presentarsi al pubblico. E ovviamente con me voi vedete che sono in compagnia di altre sei persone perché sono esattamente il museo diffuso. Sono loro, sono gli artigiani e adesso andiamo a conoscerli un po' alla volta. Quindi passo la parola subito a Elisabetta Casaburi che così ha la possibilità di presentarsi e di raccontarci che cos'è Carte. Sì, buongiorno, io sono appunto Elisabetta Casaburi, Carteria I Frari. Io mi occupo di carta, la piego, la taglio, la incollo, la rotolo e faccio parte di questo museo da quando nel 2020 è arrivata una mail da Ca' Foscari che ci invitava a prendere parte a questo corso di formazione dove si doveva raccontare la storia della carta e della stampa a Venezia. Ho aderito immediatamente e ho aspettato con grande apprensione di cominciare a conoscere i miei compagni di avventura. Purtroppo col Covid ci siamo conosciuti un po' come le signorine buonasera, a mezzo busto su computer. Ma da là abbiamo cominciato a sentire tutte le varie iniziative che ci ha proposto Ca' Foscari, raccontandoci appunto la storia, come affrontare anche il gruppo, lavorare in gruppo. E è stata una bellissima esperienza e abbiamo deciso nel momento in cui si è chiusa la parte formativa di raccogliere la sfida e di raccontare la nostra città in modo diverso e restituendole anche un qualcosa che forse nel tempo si era un po' perso, che riguarda la tradizione della carta e della stampa. Passo la parola al mio vicino. Sì, no, infatti no, hai già fretta di parlare di... In realtà tu hai dato già degli spunti interessanti, no? Il fatto che sono diverse realtà che si sono messe insieme e quindi hanno cercato una cosa bella anche di raccontare la città in maniera diversa, perché siamo tutti veneziani, compresa la sottoscritta, anche se poi per il lavoro e altre vita privata sono fuori, quindi l'amore per questa città ci porta ovviamente a volerla raccontare in maniera diversa e la vogliamo raccontare attraverso la storia e la cultura della carta e della stampa. Voi immaginate che Venezia nel Cinquecento era la capitale mondiale della stampa, grazie anche a una persona importante, un illuminato, un imprenditore illuminato, anche se non si può dire perché è stato inventato dopo questa figura, che è Aldo Manuzio. Quindi io do un altro input e passo la parola a Monica Martin, che invece ci racconta che cosa si può trovare nel museo diffuso.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, sono Monica Martin, faccio parte di questo bellissimo museo e con la mia realtà Ithaca Art Studio mi occupo di grafica e stampa. Cosa si può trovare a Carte? Innanzitutto un patrimonio immateriale che viene racchiuso nel nostro saper fare. Ognuno di noi lo esprime con la propria declinazione e con la propria formazione che è avvenuta nel tempo. È una ricchezza a cui siamo molto affezionati e vogliamo portarla avanti con passione e amore. Queste sono anche cose che trovate nel museo. E naturalmente, visitando tutte le nostre sedi, che sono 5, come è stato detto, avete la possibilità di vedere non solo i nostri manufatti, ma di entrare nel merito su come vengono proprio creati, dalla A alla Z. Quindi è proprio un immergersi in questo mondo. Allora, stavo scrivendo una cosa perché mi hai dato l'ispirazione per parlare un po' del termine museo. Quando noi pensiamo al museo è qualcosa di chiuso, qualcosa dentro le mura. In realtà per noi il nostro museo è tutta Venezia, quindi è un museo senza pareti. E le stanze di questo museo non sono altro che i laboratori artigiani che ne fanno parte. Quindi è qualcosa di assolutamente diverso, che anche rompe il concetto di museo come l'abbiamo noi, no? Come luogo di conservazione, ma invece è qualcosa che è legato alla produzione, allo sviluppo di cultura. Adesso vorrei passare la parola a Giampaolo Vallani, il quale però mi deve dire che cosa si trova di speciale a Carte. Buongiorno, io sono Giampaolo Fallani, mi occupo di stampa d'arte e ho un laboratorio di serigrafia artistica a Cannareggio. Cosa si trova e cos'è il bello di Carte? È il fatto che non è uno spazio che racchiude delle realtà o dei prodotti, ma è quasi un racconto della produzione, della realizzazione dei prodotti artistici, artigianali, nel nostro caso anche legati proprio all'arte, però raccontato all'interno di ciascun luogo dove questo prodotto viene realizzato. Per cui non è un grande negozio, un grande spazio dove tutti ci siamo riuniti per far vedere delle cose, ma è un invito ad andare a trovare le singole realtà, per cui da me si troverà la serigrafia d'arte, per cui si vedranno lavori di diversi artisti che sono stati stampati da me nel mio laboratorio, da Elisabetta si troveranno i lavori che produce lei con la carta, piegandola, incollandola e rilegandola, da Monica si troveranno le sue incisioni, i suoi querelli che realizza nel suo atelier, da Davide si troveranno le maschere, e le sculture, maschere è un termine un po' strano, insomma le sculture che vengono realizzate nel suo laboratorio con la carta pesta, sempre legato al mondo della carta, da Luca e Michele si troveranno i lavori che fanno con la tipografia, per cui ancora con l'utilizzo dei caratteri mobili, spesso anche ancora in legno, per cui un fascino anche quello. Per cui l'idea è quella di creare un percorso e di dire andate a visitare, visitate queste realtà che hanno ognuna una sua peculiarità, che però vogliono raccontare tutte uno stesso pensiero comune, che è quello legato un po' al mondo della carta, della stampa per alcuni, ma in generale della carta, e di creare appunto la forza un po' in questo, di mantenere che ognuno mantiene la propria realtà e la propria peculiarità, però raccontando una storia comune e invitando ad ascoltare anche la storia degli altri. Ok, grazie Giampaolo. E adesso io passerei la parola anche a Michele di Venezia Stampa, proprio perché
Giampaolo gli ha dato un po' lo scettro della testimonianza, proprio perché loro fanno stampa a caratteri mobili. E quindi a loro volevo chiedere perché bisognerebbe visitare questo museo. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Io sono Michele Costantini e assieme a Luca Valonta, 34 anni fa, abbiamo fondato questa tipografia nel centro storico di Venezia, appunto Venezia Stampa. Io penso che sia molto originale come itinerario e anche alternativo venire a visitare i nostri laboratori. Allora, carte, questo museo è proprio diffuso perché un visitatore dovrebbe perdere una bella giornata, passeggiare per Venezia e venire all'interno dei nostri laboratori. Nei nostri laboratori vedrete degli artigiani veri, che è quello su cui puntiamo tutti, forse anche questo salone ha rappresentato degli artigiani veri, mi pare. Quindi venite all'interno dei nostri laboratori a vedere come ci sporchiamo le mani, come trattiamo la carta, che è il nostro prodotto comune, chiaramente. È un'esperienza, secondo me, unica, assolutamente unica, anche perché noi amiamo questo lavoro e siamo molto disponibili e molto contenti di così vedervi arrivare da noi. Tutto qua. Grazie, grazie mille. Anche perché, appunto, come avete visto, il museo si propone anche come itinerario sostenibile all'interno della città. Quindi è possibile visitare il museo e nello stesso tempo vedere Venezia con degli altri occhi, che non sono gli occhi del turismo di massa, ma attraverso magari luoghi e spazi che non sempre sono conosciuti, no? Gli itinerari poco conosciuti. Adesso passo la parola a Davide, invece, perché il museo è anche maschere, quindi la cartapesta, il lavoro in cartapesta, quindi volevo chiedere a Davide, proprio per la tua attività legata al mondo della formazione, perché tu fai tanta formazione, fai tantissime dimostrazioni, proprio che cosa vuol dire, perché è importante diffondere la cultura del saper fare. Buongiorno, sì, io sono Davide, rappresento Kamakana, che è un laboratorio abbastanza storico di maschere artigianali a Venezia. Io rappresento la seconda generazione, il laboratorio è stato fondato nell'84 dai miei genitori. E già dagli anni 90 noi abbiamo capito che era veramente importante aprire il laboratorio e far vedere come le cose vengono realizzate, un po' perché c'è molta concorrenza di prodotti industriali che, come dire, svalutano quello che è il lavoro artigianale, e quindi nella percezione del pubblico, dei visitatori, è facile cadere nell'associazione maschere, prodotto turistico, prodotto industriale, e la maniera migliore per difendersi è quella di mostrare, di far vedere, di aprire, di mostrare tutti quelli che sono i segreti, che poi sono segreti di Pulcinella, perché le tecniche non sono segrete. È il discorso che distingue un artigiano vero da chi produce in serie, chi produce in maniera industriale, è proprio il saper fare. E la cosa migliore è far vedere, e quindi far entrare le persone fisicamente nel laboratorio ed essere disponibili a raccontare quello che è il mestiere. E grazie al progetto del Museo Diffuso della Carta noi abbiamo potuto fare un passo avanti e aprire ancora di più il laboratorio a chi è interessato effettivamente a scoprire, a trovare quelle che sono le realtà autentiche a Venezia. E credo che sia una cosa importante, così anche come questo salone, che in qualche maniera raccoglie quelle che sono tutte le realtà autentiche, o insomma fa, in ogni caso valorizza quello che è il discorso e la presa di coscienza sull'artigianato e sull'originalità e proprio sul saper fare. Noi facciamo delle esperienze, organizziamo delle esperienze e delle dimostrazioni per il pubblico, ma questa è una cosa che caratterizza un po' tutti noi, e quindi l'idea di fare un percorso e venire a visitare tutte le nostre realtà è una cosa che sicuramente è arricchente, è una cosa, un percorso, una visita di Venezia davvero alternativa,
rispetto a quelli che sono gli itinerari sì, normali che si trovano sulle guide o insomma che uno si può immaginare venendo a Venezia da semplice visitatore. Grazie. Tra l'altro mi dai anche lo spunto proprio per invitare gli ascoltatori, i visitatori che ci stanno in questo momento ascoltando, a capire come l'artigianato è fatto di storie e quasi tutte sono storie sostenibili. E quindi il fatto che tu ti avvicini, infatti, chi sta visitando in questi giorni il salone lo sta vedendo, comunque hai a che fare con persone genuine, persone autentiche che hanno un approccio assolutamente sostenibile a tutto ciò che fanno. Questo è importante. Il Museo Carte è un museo fatto di storie e quindi invitiamo tutti a conoscerle, perché poi nel momento in cui riuscite a conoscerle siete voi stessi gli ambasciatori del nostro museo e questa è una cosa assolutamente importante. Per far questo, noi proprio in occasione del salone, visto che per noi è stata la presentazione ufficiale al pubblico di questo museo, abbiamo pensato di presentare in anteprima proprio un documento che ci dà la possibilità di poter permettere alle persone di raccogliere le storie. Come lo abbiamo fatto? Allora, semplicemente abbiamo pensato di ricordare il nostro famoso imprenditore Aldo Manuzio usando il tascabile e quindi il formato che ha inventato lui per la lettura privata, leggera, da portarsi via, da portare sempre con sé, e quindi abbiamo pensato di produrre questo oggetto tascabile, appunto, dove il visitatore può fare il percorso delle 5 botteghe e raccogliere i nostri timbri, e per ogni visita appunto avrà un timbro e poi ci sarà da scoprire cosa c'è da poter ottenere una volta completato il percorso. Grazie. Tra l'altro, per chi è curioso di capire chi era Aldo Manuzio, basta che tenga in mano un libro. Tutto ciò che è quel libro lo ha fatto Aldo Manuzio, dall'indice al corsivo, ai paragrafi, alla stesura di un font che si chiamava font, cioè non si chiamava font, ma noi lo chiamiamo adesso comunemente font, però tutto ciò che è quel libro che noi teniamo in mano è stato opera di Aldo Manuzio. Quindi ecco perché per noi questa figura, che è un po' ovviamente il modello su cui si è ispirato anche questo progetto ancora nelle fasi formative, ha un valore molto, molto ampio. Adesso, prima di concludere, che poi vi lasciamo al docufilm che abbiamo voluto presentarvi, volevo chiedere a ognuno di voi un aggettivo da lasciare ai nostri ascoltatori proprio per dargli un po' di curiosità e venire a trovarci. Noi ci trovate adesso fino a oggi, fino a stasera, se resistiamo, perché ormai siamo quasi delle ombre, siamo più degli ologrammi dopo 4 giorni di fiera, però ci trovate allo stand 76, tesa 92, quindi ci vedete perché abbiamo anche un po' un allestimento che si fa vedere, no? che parla proprio del mondo della carta e della stampa. Però lasciamoli a loro una curiosità, quindi Elisabetta, sì. Se fosse un aggettivo, carte sarebbe? Amore per la carta e per l'inchiostro. Grazie. Gianpaolo? Poliedrico. Magico. Unico, perché è l'unico museo diffuso che c'è a Venezia. Inclusivo.
lui non parla. Grazie. Adesso vi presentiamo, vi lasciamo con un docufilm che è stato prodotto quest'anno per le giornate europee dei mestieri d'arte, dove si è voluto proprio raccontare un itinerario fatto proprio all'interno del museo. Quindi chiedo alla regia di lanciarlo, noi lasciamo il palco e buona visione. Grazie. Per le giornate europee dei mestieri d'arte 2023 ci troviamo a Venezia, la città dedicata all'artigianato. Ogni sua calle, ogni campo parla dei mestieri d'arte. Vi accompagno a scoprire il museo diffuso della carta e della stampa di Venezia. Andiamo! Io sono Elisabetta Casaburi, faccio parte del Museo della Carta e della Stampa di Venezia. Benvenuta nella mia bottega. Io lavoro con la carta dal 2008 e nel tempo l'ho trasformata in vari modi, dalla legatoria al giocare con la carta e quindi usare gli origami. La mia presenza nel Museo della Carta e della Stampa è indicata da queste postazioni, e quindi la postazione dove invento e faccio progetti. Poi dopo c'è la pressa, perché uso la pressa quando faccio le mie legature, la taglierina, la zona cucito e la zona dietro qua dove ho tutta la mia carta che mi serve ogni tanto tirarla fuori e dare sfogo alla fantasia. Allora, io ho studiato la scuola d'arte, anche se ho fatto ceramica, quindi sono maestro d'arte ceramica, però sin da piccola ho sempre amato l'origami e ho avuto un maestro che mi ha insegnato la geometria usando l'origami. Però tutti mi dicevano che non era un lavoro, una cosa che mi avrebbe potuto dare un mestiere e guadagnarci, e quindi l'ho messo nel cassetto. Poi però le passioni vengono sempre fuori e quindi apri il cassetto e cominci a dire: perché non uso questa mia capacità per offrire un panorama diverso, un biglietto diverso, un quaderno con la forma diversa rispetto a quella che è la classicità. Dopo nulla vieta di avere appunto anche la zona classica che si riferisce al Rinascimento e poi queste incursioni nella modernità usando carte che arrivano da tutto il mondo, perché la carta sì, a un certo punto la faccio anch'io con gli scarti dei miei quaderni, però mi piace andare in cerca di tutti i tipi di carta che esistono al mondo. La mia giornata tipo è quella classica di chi ha un negozio: l'apertura, scaldare, accendere le luci e poi cominciare dalla vetrina a guardare cosa si può, se c'è un tema appunto, e quindi affrontarlo, perché la vetrina è il mio biglietto da visita. Chi passa legge quello che io lascio in vetrina e quindi a seconda del tema preparo una vetrina e poi la riprendo all'interno in modo che chi entra poi non venga distratto da altre cose. D'altra parte appunto ci saranno le giornate europee delle arti e mestieri e quindi assolutamente dovrò inventarmi qualcosa. Perché qui ci saranno dei laboratori. Sì, sì, infatti io vorrei offrire alle persone che verranno a trovarmi, oltre la spiegazione di
del Museo della Carta e della Stampa, di cui faccio parte, anche tutto il mio modo di lavorare e di affrontare la legatoria o piuttosto il biglietto di auguri, che è sempre dedicato alla persona che lo riceverà. Perché le persone devono venire a trovarti? Perché riesco sempre a dare qualcosa in più di quello che sono io, del mio interpretare i colori, le forme, e quindi le persone sanno, quelle che mi conoscono, sanno che se hanno un desiderio particolare possiamo farlo nascere insieme. Oggi ci troviamo a Kamakana, che è il laboratorio di maschere mio e della mia famiglia, fondato nel 1984 da i miei genitori e un'altra coppia di amici, e qui a Venezia. E qui noi facciamo, produciamo e vendiamo le nostre maschere artigianali in cartapesta. La cartapesta è un materiale povero, semplice, ma con cui si realizzano tutte le maschere che noi facciamo, anche quelle più elaborate. Tutte le nostre maschere sono create in cartapesta dentro degli stampi di gesso, che sono dei negativi. Noi riempiamo questi stampi con diversi strati di carta, creando poi una pasta, appunto la cartapesta, e quando si asciuga, quando queste maschere si possono estrarre, a quel punto può cominciare la decorazione, che prende tantissime strade diverse e può essere fatta con diversi tipi di materiali. La mia giornata in laboratorio di solito si svolge così. Apriamo sempre un po' tardi, alle 10, e noi abbiamo due laboratori e due negozi. Questi sono tutti insieme negli stessi 200 metri dello stesso quartiere a Venezia. E praticamente noi lavoriamo tutti i giorni alla creazione delle maschere, e quindi un giorno ci sarà da fare la cartapesta, un altro giorno ci sarà da fare l'imbiancatura, un altro giorno ci sarà da fare le decorazioni. Non sono solo io, siamo una squadra abbastanza grande, perché ci sono adesso 8 persone che lavorano con me in laboratorio, e poi ci sono invece quelli che raccontano la storia delle maschere, fanno fare le esperienze, fanno provare il mestiere del mascheraio per un giorno. E tutti quanti noi, appunto, a seconda della giornata abbiamo compiti diversi e diversi tipi di attività possibili. Perché tu so che fai anche i corsi. Esatto, noi facciamo i corsi, anche questi, tutti i giorni praticamente, sia per privati, per famiglie che vengono a trovarci e vogliono scoprire come fare la decorazione di una tipica maschera veneziana, poi c'è anche invece dei gruppi organizzati, magari delle scuole o moltissime aziende che portano i loro impiegati, i loro lavoratori a Venezia come viaggio premio, e vogliono sperimentare qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente legato alla cultura locale di Venezia. E queste sono sicuramente le maschere in cartapesta. Allora, io qui ho uno stampo di una maschera, così come le facciamo per tutti i modelli che abbiamo. Qui c'è uno stampo in gesso, ok? È un negativo, e questo è riempito della carta blu speciale che utilizziamo, che si chiama carta lana. Con questa carta noi riempiamo più volte lo stampo in maniera specifica, ogni modello ha la sua combinazione di pezzi, e creiamo quindi uno strato sottile ma resistente di cartapesta, che quando si asciuga potrà essere estratto. Vi faccio vedere qua, ecco qua, e si vede quindi il positivo nuovo e il negativo che gli ha dato la forma. Questa è una maschera grezza proprio, in questo caso gli occhi sono già aperti, ma potrebbe avere gli occhi chiusi, quindi da tagliare, le narici ancora da aprire, essere diciamo smussata negli angoli e carteggiata per avere una superficie ancora più sottile, più liscia,
coperta di bianco e a quel punto è pronta per andare nel laboratorio della decorazione e sì, essere finita in tante maniere diverse. Secondo me è importante venire da noi a Camacana perché è uno dei pochissimi laboratori a Venezia e dove si può vedere tutto quanto il processo della creazione e decorazione delle maschere, cioè dallo stampo alla cartapesta, quindi la maschera grezza, fino alla maschera finita con diverse decorazioni e con diversi materiali. Quindi da noi uno può farsi l'idea di tutto quanto il processo, non solamente della parte finale, cioè quella della decorazione, che è più, diciamo, semplice da vedere, e in generale può anche apprezzare tutte le difficoltà e tutte le, come dire, l'artigianalità che c'è dietro a ogni singola maschera. La cosa che mi piace di più è avere la possibilità di spaziare nell'espressione in tante maniere. Quindi mi piace il fatto che posso esprimermi con la grafica, con l'incisione, con la pittura, con uno schizzo, con un oggetto tridimensionale che può essere appunto una ceramica, nella quale poi ho anche la gestualità e la fisicità del lavoro. Mi piace tanto sporcarmi le mani. Itaca per me è un viaggio creativo, un viaggio che mi permette di spaziare nel mondo di una fantasia che riporta, come vedete, a delle cose anche molto reali, molto concrete, ma sempre lette con uno spirito che le trasporta in un momento più poetico. Venire a Itaca è già una sorta di viaggio perché ci si deve muovere per forza, devi prendere un mezzo, non puoi arrivarci a piedi, ecco, è proprio un viaggio. Il viaggio di per sé è stupendo perché si arriva in un'isola, l'isola della Giudecca, in cui c'è una dimensione umana molto bella, ancora genuina, con negozi di vicinato, una Venezia ancora reale e non effimera o solo di cartolina. E qui si vive, si fa la spesa, ci si incontra per strada casualmente, si fa due ciaccole e quindi c'è già questa dimensione che è speciale. E poi si arriva in questo posto che è un ex convento del 400, fondato nel 1491, con un bellissimo chiostro all'interno del quale sono situati e hanno spazio vari artisti e artigiani con i loro atelier, fra i quali appunto Itaca. Questi sono alcuni libri d'artista che ho realizzato e vorrei far vedere per primo questo che ho pensato proprio per il luogo in cui ci troviamo, in cui si trova il mio atelier, nell'ex convento dei Santi Cosma e Damiano. E quindi l'ho realizzato con una serie di incisioni che ho inserito in questo, chiamiamolo, libro Leporello, e vedete qui gli archi, i varchi, il pozzo, l'albero,
queste sono proprio le immagini che per me richiamano questo spazio. Itaca è una sorta di viaggio ulteriore. In questo studio chi viene può veramente entrare in un mondo molto variegato in cui si incontrano varie arti, fra le quali la grafica, la pittura e la ceramica. E quindi è un viaggio molto ricco. E adesso andiamo a scoprire un altro luogo. Venite con me. Ciao Federica, benvenuta. Io sono Giampaolo Fallani e questo è il mio laboratorio di serigrafia artistica Fallani Venezia. La storia di questo laboratorio nasce nel 1968, quando mio padre ha aperto il suo primo laboratorio, non in questo spazio. E io ho seguito un po' le sue orme, insomma, mi sono avvicinato a questo mondo 10 anni fa, quando ho preso in mano il laboratorio che ho portato avanti in questi anni, e da 4 anni mi sono spostato in questo spazio, in questo luogo. Allora, la serigrafia è una tecnica di stampa estremamente diffusa, molto conosciuta da un lato e sconosciuta dall'altro, nel senso che molte delle cose che ci circondano e che indossiamo sono stampate con questa tecnica, a cominciare dalle t-shirt, ma solitamente tutti i tessuti che indossiamo, che hanno delle immagini o delle fantasie, sono stampati con questa tecnica. Io nello specifico mi occupo di stampa d'arte, per cui stampo fondamentalmente su carta e realizzo, diciamo che traduco l'opera di un artista in un'opera grafica, in un'edizione. Questo è l'ultimo lavoro a cui sto lavorando, appunto, ed è una serigrafia di un artista siciliano. La stiamo realizzando su una carta oro. Questa è la prima prova che è stata realizzata. Questi sono i vari passaggi che portano alla composizione, appunto, dell'immagine. La prova è stata approvata, adesso ho iniziato da qualche giorno con la tiratura, per cui stiamo preparando questa edizione. Non ho una giornata tipo, nel senso che ogni giorno è abbastanza diverso dall'altro, nel senso che ad esempio in questi giorni sto realizzando questa tiratura, per cui ogni giorno vengo qua e stampo uno o due colori di questa edizione, però finita questa tiratura non ho subito un'altra tiratura, per cui lavorerò ad altre cose. Sto già preparando la selezione colore di un altro lavoro, per cui alcune ore le passo davanti al computer a elaborare l'immagine, qualche ora la passo a stampare, ma non ho una giornata scandita da un'attività che è costante tutti i giorni. Ma io credo che venire a visitare questo spazio dia l'opportunità di conoscere e di capire come nasce e come viene realizzata un'opera in serigrafia, che per quello che ho potuto vedere nella stragrande maggioranza delle persone che anche magari conoscono e sanno cos'è una serigrafia e magari anche collezionano, acquistano questo genere di opere, hanno in casa, però non sanno come è fatta, non sanno il lavoro che c'è dietro e quali sono i passaggi che portano al prodotto finito e all'edizione completa. Per cui credo che sia un'occasione per scoprire proprio tutto lo sviluppo di un'opera completa. Sì.
E adesso seguitemi, andiamo a scoprire un altro luogo. Cosa facciamo qui? Noi da quasi 35 anni ormai ci occupiamo di stampa, vera e propria stampa. All'inizio era puramente stampa tipografica, ovvero con caratteri mobili, perché le tecniche di quel periodo erano queste. Quindi noi inizialmente stampavamo con macchine tipografiche e con macchine offset litografiche. Per cui noi siamo una tipografia, abbiamo cominciato appunto col commerciale. E dopodiché, con gli anni, siamo andati e abbiamo virato, soprattutto negli ultimi anni, un po' sull'artistico, tornando alla vecchia stampa tipografica. Con dei torchi tipografici facciamo dei workshop per chi chiede e continuiamo la tradizione della stampa antica che è nata a Venezia. Si apre, si programma, si stampa, si accoglie il cliente. Perché noi abbiamo la fortuna di aver aperto un piccolo spazio di vendita di nostri prodotti, tant'è vero che il marchio registrato Venezia Stampa è stato registrato appunto per tutelare questi prodotti che sono esclusivamente nostri e creati grazie ad amici artisti che ci permettono di riprodurre le loro opere, i loro disegni, eccetera, eccetera. Quindi la giornata viene pianificata secondo delle telefonate, delle mail che arrivano e degli ordini. Però la giornata, metà della giornata è chiaramente per la stampa. Sai, da un tipografo che sono quasi 45 anni che fa questo lavoro, mi piace il mio lavoro. Proprio lo sento dentro, mi piace, per cui ogni giorno che vengo non è un peso per me. Quello che mi piace di più è il rapporto di dialogo con le persone, prima di tutto. Specialmente quando tu riesci a fare un lavoro bello o brutto, ma che soddisfi il cliente. A volte noi facciamo dei lavori molto belli, a volte facciamo lavori molto brutti, però il cliente è contento e quindi questa è la roba più bella, è la cosa più bella secondo me. Non occorre che tu venga qua per comprare, vieni qua per conoscere cosa siamo. Venite a trovarci perché siamo rimasti in pochi che ancora usano certi macchinari e certi metodi di stampa. Venire a trovarci è un'esperienza, secondo me, non dico unica, però particolare. Soprattutto se tu vieni, trovi il profumo della stampa, il profumo dell'inchiostro. Ed è un'esperienza, secondo me.